Ciao a tutti, io e Piccettino ci siamo accorti, riesaminando le ultime produzioni nostre del canale, che abbiamo quasi saltato Mister No, le nuove avventure numero 8. Infatti domani è la data di uscita numero 9. Oh, ci siamo riguardati in faccia e Piccettino ha detto recuperiamo subito Mister No, non può rimanere nel dimenticatoio, nella maniera più assoluta. Quindi eccoci qui, a parlare del numero 8, i pirati dell'aria. Allora, Mister No è tornato, sono nuove avventure, è una lunga, lunghissima storia, forse un po' troppo lunga per certi versi, ma intanto siamo qui. Ottava parte, eccoci qua. Alla copertina abbiamo Fabio Valdambrini con i colori di Roberto Piere. E ragazzi, è una copertina veramente fighissima, con un altro tassello del mondo di Mister No, in questo caso gli aerei. Qui vediamo Mister No con una pistola in mano che segue quell'aereo. Sarà importante anche nel proseguo della storia. È un altro tassello, ogni copertina ci mostra un qualcosa di Mister No. Questa è una copertina assolutamente reale, un'immagine che in Mister No abbiamo visto un sacco di volte. Io adoro sempre più in prima fila questo simbolo, il suo quadrifoglio rosso. Ecco, Valdambrini e Piere fanno un ottimo lavoro. È una copertina bella. Mister No è molto espressivo, è una cosa fighissima che mi fa veramente impazzire. Sono i cappelli di Mister No mossi dal vento, che danno proprio l'idea dell'aereo che arriva e che si muove, quindi promossa al 1000 per 1000. Entriamo, abbiamo vabbè, il mega riassuntone che oggi più che mai ci serve davvero tanto perché è successo tanto, tanto, tanta roba qua dentro. Abbiamo poi una Terra di Nessuno, che è una. Diciamo, un editoriale sugli anti-eroi, anche sul Sud America. È una cosa un po' meno legata a Mister No stesso, ma più al concetto che sta alla base di Mister No, cioè l'anti-eroe, cosa è successo negli anni 70-75, un pochino di storia di nascita di Mister No, ma in generale è un po' più sull'anti-eroe in generale. È quasi un piccolo saggio se mettiamo insieme tutto e non mi dispiace per niente. Cioè, Graziano Frediani fa un bel lavoro ed è sicuramente un esperto dell'argomento, quindi notevole, davvero notevole. Però cominciamo. Ciccia Grossa. Ciccia Grossa, Stefano Di Vitto da pagina 5 a pagina 84, Massimo Cipriani da pagina 85 a pagina 98. E qua, ragazzi, vabbè, continua sempre sul soggetto e storia di Luigi Mignacco. Continua questa strana, lunga storia che sta portando praticamente Mister No, SS ed alcuni nuovi amici a combattere contro questi mafiosi dal cappotto, diciamo, bianco che stanno prendendo potere a Manaus. Abbiamo visto le loro azioni, abbiamo visto che cosa hanno portato, abbiamo anche capito che tutte le pedine non sono ancora al loro posto. E qui vediamo comunque Jerry e SS fare azioni di guerriglia vera e propria per prendere, diciamo, informazioni, cioè sono un pugno di persone, anche non propriamente ben organizzate come mezzi, contro una potente organizzazione criminale che sta prendendo il potere. Infatti, eccoli qui i famosi gilet bianchi, insomma, gilet bianchi, sì, scusate, cappotti bianchi, gilet bianco suona male, molto francese style. Vedete gli aerei, vedete come si chiama, vedete anche le sorveglianze, le brutte facce che girano, vedete anche come si ottengono le informazioni in amicizia, no? I disegni sono tutti magnifici, guardate che bella anche questa vista di Manaus. Faccio vedere anche l'arrivo degli uomini di Patrao, di Angelo Patrao. Sto unendo un po' il tutto perché poi vi spiego. Qui Mister No si trova una vecchia conoscenza, che sarà divertente quando toglierà il cappello, ma non ve lo faccio vedere. Vedete un sacco di. Guardate che figata, tutte queste scene sono magnifiche. È disegnato da Dio, ragazzi, guardate che bello questi atterraggi. Ora però mi sposto anche a dare merito anche al buon Cipriani. Cipriani si ritrova invece a fare una parte un po' più bruttina di Mister No, cioè Mister No adesso è braccato. C'è un motivo, lo scoprirete un po' più avanti.
sono entrambi rappresentazioni molto belle, eh? Quindi graficamente figo. La storia, beh, la storia, ragazzi, è molto molto lunga, molto molto intrecciata e secondo me dopo un tot bisogna rileggerlo da capo perché all'ottava puntata, diciamo, siamo quasi a più di 800 pagine ormai di storia, è tutt'altro che semplice ricordarsi tutto. C'è veramente tanta carne al fuoco. Questo volume è un volume che toglie qualche dubbio, soprattutto su Montgomery Cohen, l'ingegnere. Ci fa vedere come Jerry e tutto il resto della Lega Combricola si sta muovendo. Ci fanno vedere anche come si mettono contro a quello che è la scelta di riprendere l'attività delle miniere. Insomma, è un'azione di guerriglia vera e propria, composta da un pugno di uomini, e qui vediamo come viene organizzata e compiuta. Che porta poi, nella parte diretta da Cipriani, a una quasi faccia a faccia. Alla fine, adesso Jerry si ritrova a dover combattere, fondamentalmente separato dagli altri, il finale di questa storia. Finale che uscirà domani. È un Mister No complicato, lungo e decisamente articolato, cioè è un qualcosa che non ti permette di avere respiro, cioè devi rileggerlo. Rileggerlo tanto, ricapirlo. Ci trovi dentro un sacco di Mister No, un sacco di personaggi, un sacco di quello che abbiamo già visto, però molto molto diluito, cioè molto molto lungo, ecco, è un percorso lunghissimo, cioè una storia con così tanti capitoli è veramente quasi asfissiante a un certo punto, perché veramente non sai più dove parare. Io per recuperare e per cercare di stare al passo li ho riletti un po' tutti 2 o 3 volte di seguito, perché veramente c'è tanta carne al fuoco. Quello che esce soprattutto, scusate, da questo volume e dai precedenti è che Luigi Mignacco conosce Mister No, gli piace Mister No ed è su un certo tipo di avventura. Questo tipo di avventura, secondo me, è ben rappresentato in questo. Certo, è molto lunga. Sarà anche difficile vederla, secondo me, in un volume raccolto perché saranno 1.000 pagine di volume. Non so. Mi aspetto e spero di vedere magari una raccolta doppia di un volume di pregio. No, oppure in 3 volumi, perché comunque sì, questo ritorno a Mister No secondo me è meritevole, cioè è interessante ed è soprattutto un qualcosa fatto non solo per i nostalgici, perché comunque anche la persona che non l'ha mai letto, prendendolo dall'uno o comunque entrando e poi recuperando, si trova davanti tutto quello che Mister No ha offerto nei suoi più di 20 anni, 30 anni anzi, di vita editoriale. Io credo che sia un'operazione lodevole, che la storia meriti, anche se effettivamente sta diventando molto lunga e molto complicata da seguire perché si intreccia tanto, però lodevole, davvero lodevole. Domani uscirà il nono numero e probabilmente la faremo un po' più avanti. Mi spiace solo di essere arrivato un po' lungo, d'altronde non sono riuscito a gestire tutto e tutto. E niente, buona lettura con Mister No, ottavo capitolo del suo ritorno in edicola. Sì, ottavo capitolo, è una lunga, lunga storia, molto lunga. Tanti auguri e buona lettura. Tanti auguri perché non lo so, però comunque buona lettura. Ciao!